treno regionale, prima volta dopo 20 anni che prendo il treno e oggi ho voluto fare questa esperienza in bici, ma treno regionale è veramente una figata. Questa è una carrozza dedicata alle bici, in teoria andrebbe appesa qui, però quel gancio lo appoggio, ho il profilo alto in carbonio, non voglio che il peso mi vada a sfondare il cerchio, quindi vabbè, non sono da solo, prima c'era un ragazzo mountain bike, un biker, quindi abbiamo appoggiato tranquillamente la bici, lì non succede nulla. In Liguria il trasporto della bici è gratuito sui regionali, me la puoi montare e portare montata, io sono perfettamente, scendo e parto, veramente comodo, veramente da rivalutare, è una cosa che sicuramente è molto molto interessante. Io sono sul spazietto, un tavolino dove tu puoi mettere lì, fare le tue cose, un po' di là, di laggiù. Se vuoi, una volta che posi le bici qui, ti puoi sedere nella carrozza di là, ma io tanto il tragitto è breve, un'oretta, e sto qua, faccio quando mi parlo con qualcuno, quindi gran bella cosa. Sono a Spezia, esattamente davanti al Maricentro, io qua ci ho fatto militare. Da qua parte l'avventura, la quale veramente tengo particolarmente. Oggi andiamo alla scoperta delle Cinque Terre, quindi dalla Spezia a Rapallo, passando per tutte le Cinque Terre. Intanto la giornata non è stupenda, siamo a fine estate. Andiamo un po' a vedere come sono in bici queste Cinque Terre, non le ho mai fatte. Io qua quando ero militare andavo al mare, ma in treno, al primo paese appunto delle Cinque Terre. Andiamoci a fare un giretto. Ok, allora, questo è il primo paese delle Cinque Terre, che è Rio Maggiore, che è qua sotto. Qui si fa la strada litoranea, quella che ho fatto io arrivando da La Spezia. Guarda, da La Spezia ho fatto veramente pochissimo, Oltretutto molto panoramica, sono 13 km e sei a Rio Maggiore. Di qui scendi giù, puoi andare giù e farti un giro, ma come vedi c'è un traffico infernale, perché giustamente giù è molto caratteristico. Questa è la panoramica delle Cinque Terre. La cosa incredibile è la quantità di turisti, assurdo, veramente, giapponesi, cinesi. Sono molto contento di questa cosa qui. Dal 97 è patrimonio dell'UNESCO e quindi patrimonio dell'umanità. Perché l'hanno passato patrimonio? Perché è la perfezione tra le costruzioni umane e l'ambiente, per questo che l'UNESCO l'ha protetto. Adesso ci facciamo Manarola, poi Corniglia, Vernazza e Monterosso. Questo che si trova qua non è un ottovolante, Vedi, il trenino che serve a cremagliera per andare a fare i lavori là, che sono vigne, e quello là Manarola. Non ci sono potuto andare fino in bici perché era veramente un casino, c'era tanta gente. E quelli sono tutti i terrazzamenti per le vigne. Guarda che spettacolo di trail che c'è, che passa in mezzo. Sentiero qua in Montenci deve essere delle cose assurde. Dietro ho appena superato il bivio che scende a Monte Rosso, cioè l'ultimo paese delle Cinque Terre, quindi allora la litoranea in alto io ti consiglio di farla, ma di prenderti un po' più di tempo di scendere nelle varie paesi, perché purtroppo dall'alto si vede veramente molto poco. Un altro consiglio, sicuramente portati una lampada, perché questa è la situazione, le gallerie ci sono e ce ne sono tante. Quindi per la tua sicurezza un fanalino te lo devi portare e basta, questo è quanto.
darti un paio di indicazioni tecniche se vorrai provare anche tu a fare questo giro qua a 5 Terre più basso del Bracco. Io l'ho presa veramente con leggerezza questo giro, perché alla fine sapevo che avrei fatto un 100 km, però l'altimetria invece mi ha un attimo fregato, perché ho chiuso con 2000 metri di dislivello. Considera, cosa fondamentale, che ne farai 1500 metri di dislivello nei primi 50 km. Se vuoi vedere il giro che ho fatto io, oggi è il 22 settembre del 2018, vai sul mio Strava, guardi oggi e ti puoi scaricare la traccia. Se non puoi scaricare la traccia, mandami una mail e te la giro io direttamente GPX. Ciao.